Buon pomeriggio e ben trovati a questo appuntamento di Bergamo Festival Fare la Pace, intitolato La grande ignoranza, talento e saperi nella politica italiana. Saluto la nostra ospite, Irene Tinaldi, economista e politica del PD, molto noto nei talk show di approfondimento. Irene Tinaldi si definisce economista, mamma e viaggiatrice senza sosta. Soprattutto queste settimane. Vive a Milano, nella vita ha affrontato molte sfide, dagli studi alla Bocconi alla specializzazione in economia e politiche pubbliche negli Stati Uniti, dalle collaborazioni con la Commissione Europea e le Nazioni Unite alla docenza all'Università Carlos III di Madrid fino all'impegno politico. Eletta alla Camera dei Deputati, dal 2013 al 2018 si è occupata di economia e lavoro. Ora il suo obiettivo è diventato aiutare a crescere l'Italia e l'Europa. Per questo, assieme a Carlo Calenda, ha promosso il manifesto Siamo Europei e si è candidata alle europee con il Partito Democratico nella circoscrizione nord-ovest. Se lo aspettava? No, guarda, soprattutto dopo aver pubblicato quel libro, francamente che qualcuno mi candidasse proprio non l'avevo. Il mio editore, ma quando ho visto il libro, ha detto: vedete, sei proprio sicura che hai chiuso con la politica? Perché dopo questo libro. E quindi sono veramente rimasta sorpresa, veramente. E infatti, questo libro, La grande ignoranza, è un saggio ben scritto, veloce da leggere, molto, molto documentato. Sì. Partiamo prima dal suo grande bagaglio professionale con incarichi di grande prestigio. Qual è quello che ritiene più qualificante e gratificante? Tra gli incarichi? I suoi incarichi professionali. Mamma mia, ne ho fatte tante, devo dire. Mi sono cimentata con l'Accademia, con le consulenze private, mi sono cimentata con la politica, con l'editorialismo televisivo e giornalistico, quindi sono una persona abbastanza curiosa e irrequieta, mi piace misurarmi con tante sfide, per cui faccio fatica a dirlo. Certo, l'esperienza del primo amore, l'insegnamento, avere il contatto con i ragazzi, con i giovani, ecco, quello devo dire è una cosa che mi è rimasta dentro. Sì, mi manca non tanto l'insegnamento in sé, però questo contatto quotidiano con i giovani, le giovani generazioni, soprattutto quando ero all'Università di Madrid, perché la Carlos III è un'università particolare, è un'università che è nata per volere del governo di Felipe González, che aveva deciso che nella parte più povera, più abbandonata di Madrid, sarebbe dovuto nascere un campus universitario modernissimo, competitivo a livello internazionale. E nacque così la Carlos III ed è effettivamente un campus bellissimo, moderno, internazionale, in una delle zone che era, diciamo, le più povere
di Madrid. E la cosa bella per me è che questa è un'università pubblica e quindi avevo in classe, io insegnavo i corsi in inglese e avevo metà della classe tipicamente che arrivava da ogni angolo del mondo, appunto studenti americani, cinesi, eccetera. L'altra metà però veniva dalle periferie di Madrid. E questi ragazzi erano ragazzi, molti che lavoravano per pagarsi gli studi nonostante fosse un'università pubblica, che si alzavano la mattina alle 6 per andare magari a fare magazziniere nei supermercati e poi venire a lezione da me, che poi venivano a ricevimento per chiedermi consigli perché non avevano nessuno a casa che li aiutasse a crescere. Sono ragazzi che ho seguito anche dopo. Io a questi ragazzi magari mi chiedevano di scrivermi le lettere di accompagnamento, di presentazione per far domanda per andare fuori, mi chiedevano consigli, soprattutto le ragazze, venivano tante ragazze. E ecco, il rapporto che si instaura, la gratificazione che ti dà sapere che aiuti una persona giovane ad avere fiducia nel suo futuro, nelle sue capacità, ecco, è una cosa che mi ha dato tantissimo. Io, alcuni mi scrivono ancora oggi per raccontarmi quello che fanno, ecco, questa sì, è la cosa che mi ha segnato di più e che mi manca di più. Veniamo alla sua esperienza politica, prima in Scelta Civica e poi nel PD. Sì, questo è stato, diciamo, l'impegno politico, anche questo è arrivato più tardi nella mia vita, io già insegnavo, e quando mi fu, diciamo, insegnavo però avevo la passione politica, perché comunque la passione per il mio paese è rimasta anche quando ero fuori, e quindi quando scrivevo sulla stampa, quando mi chiamavano a commentare in televisione, insomma, questa passione veniva fuori. Quindi poi nel 2013, quando mi hanno chiesto di candidarmi con, sì, che lì veramente fu una cosa molto un po' folle, perché non esisteva un partito, eravamo un gruppo di professionisti, accademici, avevamo un think tank che si chiamava Italia Futura e mi dissero: guarda, sì, candiderà Mario Monti, deciderà di candidarsi, però noi vogliamo darvi una mano perché lui non ha partito, non ha niente, ti vai a darci una mano, però poi ti dovrai candidare perché ci dobbiamo mettere tutti in gioco. E quindi fui presa un po' alla sprovvista, però pensai che quando si fanno le cose che ci si crede, quando hai una passione non puoi tirarti indietro, insomma, si va fino in fondo, sono abituata così. E quindi ero a Madrid quando mi telefonarono e quindi gli dissi a mio marito: guarda, era prima di Natale, mi dissi: guarda, facciamo il Natale, poi devo andare un attimo in Italia, faccio la campagna elettorale e torno. E sono partita e non sono più tornata, per cui sono rimasta a Roma. Poi vabbè, è finita la legislatura a marzo, però insomma ormai era andata così. Ecco, nonostante lei sia stata uno dei tre parlamentari ad aver conseguito un dottorato di ricerca, un PhD a Oxford, giusto? A Carnegie Mellon, sì. Ecco, nonostante questo, lei non ha avuto alcun ruolo o incarico parlamentare, questo l'ha amareggiata? Ma è chiaro che un po' dispiace, nel senso, ma non è che mi è dispiaciuto non poter fare, io facevo tantissimo perché comunque ho fatto tanti disegni di legge, emendamenti, eccetera. Chiaramente se, allora, il parlamentare ovviamente è un incarico importantissimo, io insomma ero onoratissima di essere parlamentare. Chiaramente c'è una sorta di gerarchia, quindi se il semplice parlamentare, se non ha incarichi o la Camera o al governo, fa un po' più fatica a portare avanti le proprie idee, perché non decide né della calendarizzazione né del, insomma. E quindi è ovvio che io, nonostante avessi fatto tante proposte, tante idee, non avendo nessun tipo di incarico, non sono riuscita a portare avanti fino in fondo quelle che erano un po' alcune delle mie proposte. Però no, alla fine non mi ha amareggiato più di tanto, perché comunque ho capito che la politica è un po' così. E poi comunque ho avuto la fortuna di avere persone al governo che conoscevo e con cui ho avuto dei buoni rapporti, che mi hanno consentito comunque di sentirmi parte di un processo, per cui io, insomma, ho collaborato con Amicini, con Marco Leonardi, con altre persone che insomma erano al governo dando una mano su dei progetti. Cioè, io non è che ho bisogno di un incarico formale per dare una mano, quindi ho aiutato la Giannini su un progetto, Orlando su un altro, per cui io a tutti dicevo: fatemi lavorare, sono qua. E quindi
chi vuole fare lo fa anche senza incarichi, però certo se uno ha la possibilità di avere un incarico ti dà la forza per ottenere più risultati, questo magari sì. Vediamo il suo libro, La grande ignoranza, dall'uomo qualunque al ministro qualunque, l'ascesa dell'incompetenza e il declino dell'Italia. Quando è uscito qualche mese fa qualcuno al governo si è un po' sentito nel mirino. In realtà non è un'antologia di strafaggioni, ma un'analisi del declino della politica fatta su un database di 6.000 politici italiani, 70 anni di storia. Sì, no, questa è una cosa giustissima. Quando è uscito questo libro e io ho messo la copertina su Twitter, cioè io dopo 2 ore ero ricoperta di insulti di sostenitori del 5 Stelle e della Lega che quando hanno letto La grande ignoranza non so perché si sono sentiti chiamati in causa. E quindi è stato molto divertente perché ovviamente non l'avevano neanche letto, quindi la sera stessa poi sono andata a presentarlo anche dal mio gruppo, 8:30, e c'era il collegamento Travaglio, anche lui abbastanza sulle difensive, evidentemente non aveva letto neanche lui, ma perché ancora non aveva avuto il tempo, era appena uscito, però era già sulle difensive, no? In realtà questo non è un libro sul Movimento 5 Stelle o sulla Lega, diciamo, è un libro in cui io ripercorro proprio la storia della politica italiana in maniera divertente, analizzando un po' di dati, cioè ho raccolto queste informazioni su tutti i membri della Camera dei Deputati dal 48 a oggi e tutti i membri dei governi dal 48 a oggi, andando a vedere queste persone da dove arrivavano, che titoli di studio avevano, che professionalità avevano e poi che tipo di carriera politica hanno fatto, no? Così per capire anche ma che relazione c'è tra l'istruzione, l'impegno, la competenza e poi gli incarichi e la carriera politica o banalmente la probabilità di essere rieletti e di diventare ministro, eccetera. E quindi è stato un lavoro abbastanza faticoso di raccolta dei dati, di analisi dei dati, di costruzione, però poi divertente perché quando sono andata ad analizzare i dati, le cose che sono venute fuori effettivamente erano un po' scoraggianti e quindi poi ho fatto un lavoro di unire i dati con magari gli aneddoti e le cose che io avevo raccolto nei 5 anni a Montecitorio, perché devo essere sincera, l'idea di fare il libro, l'idea di analizzare i dati mi è venuta proprio dall'esperienza personale, cioè stando 5 anni dentro a Montecitorio io avevo un po' capito l'andazzo e quindi quindi ho incominciato a pensare ma guarda un po', ma guarda questo così bravo che non mi fanno fare niente, ma guarda quest'altro, ma perché a lui non gli hanno fatto fare questo? Perché io chiaramente seguivo una logica diversa, per cui io appunto dicevo ma come? Ma lui che è un esperto, ma perché non ci hanno messo lui in quella commissione? E dentro di me mi facevo tutte queste domande. Allora poi mi sono chiesta, ma è un'impressione mia o qui c'è qualcosa che non funziona? Quindi magari è una roba che succede solo adesso o è sempre accaduta così nella politica italiana? Quindi da lì, visto che io comunque venivo da una storia di ricercatrice, quindi ero abituata a analizzare i dati, io non sono abituata a lanciare opinioni senza avere i dati davanti, Nando fa di sì con la testa, quindi ho detto fammi raccogliere un po' di dati per capire se davvero la politica italiana ha questo tipo di problema. Io credo che sia un problema, quando la politica non è in grado di valorizzare le professionalità e le competenze delle persone e banalmente di poter mettere la persona giusta al posto giusto, perché poi guardate che ci sono le persone brave in politica, non è che non ce ne siano, io ne ho viste tantissime di brave e di preparate, però raramente vengono valorizzate e quando si cerca di premiarle a volte non le si premia nel modo giusto, perché magari metti una persona brava però competente nella materia X, ah guarda mi è capitata una poltrona lì, ti metto lì, ma magari la materia Y e questo poveraccio non ne sa niente, quindi questo non è né un modo per valorizzare la competenza di quella persona né un modo di fare un servizio al cittadino, cioè abbastanza disfunzionale come sistema, quindi io volevo sollevare un po' questo tipo di problema, perché la politica ha bisogno non solo di competenze, ma ha bisogno che queste competenze siano messe al posto giusto, siano valorizzate nel modo giusto. Ecco, parliamo appunto di competenza, meritocrazia, criteri di selezione. In politica a quanto pare funziona tutto a rovescio, cioè la fedeltà soppianta il merito, addirittura chi è stato meno presente potrebbe ritrovarsi premiato in listini blindati. Qual è la logica perversa che sottende a tutto questo? Sì, questo è uno dei risultati che mi ha più colpito. Io l'avevo già letto, mi era venuta appunto questa idea di andare a fare questa analisi, un paper, una ricerca di Nannicini e Galasso, quando appunto erano professori in Bocconi.
e anche loro avevano visto nelle lezioni passate che la posizione nei listini bloccati era determinata non tanto dal livello di professionalità, competenza, eccetera, ma dal livello di fedeltà al partito, quindi più fedeli nei posti più alti e quelli, diciamo, più competenti nei posti più a rischio. E quindi, insomma, ispirata un po' da questo, sono andata a approfondire e una cosa anche che ho visto è che, per esempio, non solo il livello di competenza non aveva grande impatto sulle carriere politiche, ma nemmeno la mera presenza in Parlamento, cioè andando a calcolare che cosa influenza la probabilità di essere rieletti, la presenza in Parlamento non solo non ha impatto, ma ha un impatto negativo sulla probabilità di essere rieletti, che significa che questo è un fenomeno recente, viene fuori nelle ultime due o tre legislature. Quindi chi è più presente in Parlamento ha meno probabilità poi di essere rieletto. C'è una logica però in tutto questo, e la logica è semplice, che se tu, il lavoro parlamentare è un lavoro faticoso, per chi lo vuol fare in maniera seria è un lavoro faticoso, oscuro, che ti dà pochissima visibilità, che si comunica male, che non riesci a mettere in un tweet, non riesci a mettere in un post. Quindi chi si dedica molto a questo tipo di lavoro ovviamente poi non ha il tempo o la capacità o la possibilità di andare in piazza, di andare a farsi selfie, di stare su Twitter, su Facebook, eccetera, e quindi non ha la possibilità di correre dietro ai leader, farsi vedere, perché poi guardate che in politica è abbastanza curioso, perché quando ci sono gli eventi voi vedrete sempre che in prima fila ci sono tutti i fedelissimi che sono lì per farsi vedere, che seguono il capo ovunque per far vedere che stanno lì e gli danno forza, mentre magari ci sono disperati che stanno a lavorare nelle commissioni, a leggersi i documenti, a fare le relazioni, eccetera, però questi sono quelli che più presenti, più faticano, più impegno, ma che poi dopo non raccolgono, perché non sono attività che generano consenso e che generano visibilità, e oggi purtroppo la politica è fatta molto di questo, quindi c'è una logica. Certo. Ecco, questo mondo a rovescio ha fatto però un passo avanti, dalla fedeltà al partito si è passati alla fedeltà al leader. Questa è un'altra cosa che si nota abbastanza allora, la fedeltà, appunto, quello che io dico è la fedeltà è sempre stata, in politica non possiamo negarcelo, no? È sempre stato un elemento importante, però ha preso una deriva un po' strana, perché nel passato magari c'era una fedeltà al partito, all'ideologia, invece quello che negli ultimi anni, ma già da un po', in realtà il leaderismo, il fenomeno del leaderismo, che poi è non solo il leader capo del partito, ma poi si riflette anche nelle dinamiche interne del partito, quindi i vari leader delle varie correnti, ha un po' soppiantato anche la fedeltà al partito, anche perché poi i partiti si sono indeboliti, anche l'elettorato è più mobile, quindi si guarda più alla persona che non al partito, e quindi alla fine è diventata davvero una fedeltà al capo corrente, al capo partito, al leader, eccetera. Solo che questo finisce davvero per impoverire la politica, quindi io penso che anche questo sia un problema. C'è qualcuno che ha provato a scardinare questo sistema? Che fine ha fatto? Ma è difficile dirlo, non è che dei tentativi, ma periodicamente la politica prova, non è che non ci siano i tentativi, ci sono i tentativi ogni tanto di scardinare delle vecchie logiche. Tra l'altro io mi ricordo quando nel 2007 io stavo in America, facevo ricerca in America, e mi chiamò Walter Veltroni per chiedermi se volevo dare una mano al processo di costituzione di questo nuovo partito, che poi è il Partito Democratico. E quindi fui invitata, feci parte dell'assemblea costituente, poi io veramente mi infilarono in queste dinamiche, poi io mi accorsi che c'era una lotta tremenda, mamma mia, mi trovai in una situazione curiosissima, la commissione statuto, la prima direzione nazionale, eccetera. E l'idea, perché io fui nella direzione nazionale, Veltroni mise me e altre 20, lui le chiamò le 20 personalità della società civile, per cui c'ero io, c'era la Comencini, c'erano persone che arrivavano, diciamo, da professioni diverse. E io sinceramente dopo pochi mesi mi dimisi, cioè feci perché non
queste direzioni nazionali non c'era mai lo spazio e l'opportunità per una persona come me di parlare di proposte, del merito delle cose, perché cosa era accaduto? Che nonostante tutte le intenzioni, cioè Veltroni voleva scardinare delle vecchie logiche iniettando dentro a questo partito delle figure nuove che arrivavano da mondi diversi e da storie diverse. Il problema è che poi dentro erano comunque rimaste delle radici che arrivavano da lontano e alla fine anche i primi mesi di storia di questo partito, io mi ricordo stavo in America, mi facevo tutto l'oceano, prendevo l'aereo, prendevo l'albergo, faccio ovviamente tutto a spese mie, quindi ogni direzione nazionale mi costava un mese di borsa di studio, praticamente. E io arrivavo lì ed erano già tutti iscritti a parlare, non sono mai riuscita a prendere la parola. E poi alla fine gli interventi erano tutta una guerra tra dalegnani e ventroniani, dalegnani e ventroniani. Io dopo pochi mesi mi sono dimessa, in maniera anche un po' polemica, però appunto dissi, ma come si fa a fare una cosa nuova se poi alla fine siamo ancorati a questi meccanismi? E all'epoca Walter ci rimase ovviamente molto male, e poi dopo mi è dispiaciuto anche a me essere stata così dura, ma dopo qualche anno ci siamo rincontrati e Walter mi ha detto, sai Irene, però poi alla fine ci avevi ragione, tant'è vero che io, anch'io alla fine, anche lui poi alla fine si è dimesso, mi sono dimesso perché mi sono accorto della stessa cosa che tu ti eri accorta tu, cioè che era troppo difficile, se non riuscivo a fare quello che io avrei voluto fare, quello che avevo in mente di fare, era inutile che restassi lì. E quello che si era provato a fare era questo, era provare a scardinare delle logiche, delle dinamiche vecchie, no? Delle correnti, delle cose. Non è facile, però non è un motivo per mollare, infatti io appunto alla fine ho accettato questa candidatura anche perché è nata così, cioè una candidatura che ha sparigliato, cioè non sto in nessuna corrente, so benissimo che questo è anche una mia debolezza, nel senso che misurarsi con una competizione elettorale così faticosa, enorme, una circoscrizione immensa, addirittura con le preferenze, cioè proprio volersi male, cioè proprio rischiarsela fino alla fine, però è un segnale. È un segnale che si dà, è un segnale che si cerca di dare alla politica, ai cittadini, di dire che comunque non bisogna mollare, cioè provare a scardinare certe logiche. Quello che ho pensato è non possiamo solo aspettare che arrivi dai segretari di partito. Proviamoci anche noi, ognuno nel proprio piccolo, ognuno misurandosi, ognuno mettendoci la faccia e cercando di fare, perché poi alla fine la politica la facciamo anche noi e quindi sarà dura, ma insisti, prima o poi qualcosa si dovrà smuovere, no? Certo. Io spero. Parliamo dei politici di professione. Dopo che i brontosauri della politica erano stati spazzati via, nella Terza Repubblica è tornato il politico di professione. Sicuramente più ferrato di un professionista prestato alla politica, ma certamente più incline a mantenere la sua poltrona. Quindi anche solo per spirito di conservazione. Perché sono tornati i politici di professione oggi? Questa è una bella domanda, nel senso che abbiamo avuto vari cicli in Italia, la prima repubblica, se guardiamo agli inizi è stata fatta da grandi personalità che arrivavano dalla resistenza, con grandi bagagli culturali, molti venivano anche da carriere universitarie, poi piano piano i partiti si sono strutturati, è nato un po' il politico di professione, poi c'è stata la reazione fortissima all'inizio degli anni 90, l'arrivo della Seconda Repubblica che invece ha portato persone completamente nuove, quindi professionisti, avvocati, imprenditori, eccetera. E lì c'è stata forse anche una grande speranza di cambiamento, solo che in realtà poi la fine della Seconda Repubblica è finita in maniera molto misera, nel senso, e quindi ha generato probabilmente un rigetto anche nei confronti di figure che avevano promesso un cambiamento che non è arrivato. Poi in realtà c'è stato, cioè la cosiddetta Terza Repubblica è stata preceduta anche da questo governo tecnico che in realtà non ha, secondo me, aiutato, cioè ha aiutato a tirar fuori l'Italia, diciamo, dal rischio economico, dal pantano, ma non ha aiutato una conciliazione della politica, ma ha alimentato, secondo me, un rigetto nei confronti anche dei tecnici, di chi si cimenta con la politica da fuori, e alla fine chi ha il politico di razza vero ha saputo riprendersi le redini, ha saputo cavalcare
di più le emozioni, le paure, perché poi il politico di professione questo lo sa fare molto bene, perché fa parte del suo mestiere. E quindi in un periodo di grave crisi economica, in un periodo di delusione nei confronti delle cosiddette elite economiche, eccetera, chi il politico di professione alla fine si è ripreso un po' le redini. Adesso però vediamo un po', perché insomma cavalcare solo le paure, lavorare solo sulle emozioni, però poi quando ci sono le situazioni difficili da gestire, un minimo di competenza anche magari non guasta. Rappresentanza e competenza, è sempre difficile riuscire a trovare il giusto equilibrio, però non per fare l'avvocato del diavolo e seguire l'onda dell'anti-intellettualismo, però bisogna riconoscere che la crisi ha contribuito a delegittimare le competenze. La stessa figura degli economisti ne è uscita un po' ridimensionata, se non compromessa, tant'è che si cita sempre la famosa scenetta della regina Elisabetta che convoca il domani della crisi tutti gli economisti a Palazzo Reale e dice: ma dove siete stati fino adesso? E diciamo che anche i competenti non ne escono benissimo. Ah, assolutamente, ma c'è una grande responsabilità anche da parte delle cosiddette elite economiche. Però questo, ci sono secondo me due motivi che hanno portato a questo. Uno è sicuramente proprio un atteggiamento delle elite e anche di molti colleghi economisti che a volte secondo me si spingono anche oltre quello che è il loro ruolo a cercare di fare previsioni o a quantificare o a propinare magari delle idee, delle ricette molto astratte che magari non sono, come dire, che ovviamente poi si possono rivelare sbagliate, ma perché l'economia non è che sia una scienza esatta e non è che uno ha la palla di vetro, è come se, io dico sempre, è come se uno andasse dal dottore e un conto tu puoi andare dal dottore e dire mi aiuti a capire perché ho questo problema, così l'economista dice mi aiuta a capire perché in questo momento c'è una crisi della produttività o dell'occupazione, l'economista analizza, valuta e fa un'analisi. E un conto è dire, come andare dal dottore, dice ma io fra 10 anni di cosa morirò? Il dottore chiaramente, ma non ci viene neanche in mente di chiedercelo. E lo stesso un po' con gli economisti, non puoi pretendere che un economista ti sappia dire tra 5 anni, tra 10 anni, se arriva la crisi da dove arriva, se arriva dai mutui subprime, piuttosto che da una crisi geopolitica, piuttosto che... È impossibile prevedere queste cose, ma nemmeno i premi Nobel sono in grado di fare queste cose qua. E quindi è illusorio aspettarsi questo ed è arrogante da parte di quegli economisti che invece ogni tanto si propongono come i vati che ci devono dire, eccetera. Ecco, un po' più di umiltà da parte di tutti e di riconoscere i limiti entro i quali ci si può muovere, però anche la validità di un'analisi fatta bene sul presente, no? Quindi dici, guarda, è inutile che mi aspetti che mi preveda quello che accade tra 5 anni, però magari se mi deve fare un'analisi su quello che sta accadendo, se è una persona che conosce come funzionano i mercati, che conosce l'economia, che ci lavora da 20 anni, magari mi dà un'opinione più strutturata e più valida del signore che incontro al bar, che magari può venire. La casalinga di Beppe Grillo, insomma, che lui voleva la casalinga al Ministero dello Sviluppo Economico. Che ci è andato molto lontano, però insomma adesso siamo a crescita zero. Politici e rappresentanti della società civile, c'è un passo molto divertente in cui lei descrive le dinamiche dei parlamentari di scelta civica che sono quelli presi dalla società civile e il resto del transatlantico dove tramano, fanno, mentre quelli di scelta civica sono lì a aspettare, ma come, ma quando, perché dobbiamo aspettare tutto questo tempo, gli altri approfittano per fare trame, cose. Sì. Ecco, sono due mondi incompatibili oppure c'è una speranza che prima o poi si possano incrociare? Sì, questo si allaccia a quello che dicevamo prima, cioè la difficoltà, io racconto questo aneddoto proprio nel libro, per raccontare quanto è difficile fare quell'innesto di cui si parlava prima, no? Quello che aveva provato a fare Veltroni, unire in politica persone che arrivano dalla società civile con persone che invece fanno politica da tanto tempo, no?
Ecco, io lì la dimostrazione proprio plastica della difficoltà di incrociare questi due tipi di persone ce l'ho avuta proprio quando stavo a Montecitorio. Ora, per farvi capire, a Montecitorio l'organizzazione dei lavori parlamentari è una cosa folle, cioè non c'è un programma preciso, quindi si inizia la mattina, non si sa che ora si finisce, ogni tanto si interrompono perché i capigruppo si devono riunire per decidere come procederemo dopo, quindi quando si interrompe la seduta per far fare la riunione dei capigruppo, tutti i parlamentari stanno nel transatlantico a aspettare che finisca la riunione dei capigruppo e quindi stanno tutti lì a aspettare. Allora, e lì li vedevi subito, no, la differenza. Allora, i parlamentari di Scelta Civica, che appunto erano miei colleghi e molti di questi erano grandi, grandissimi imprenditori, professionisti, eccetera, stavano lì, si mettevano sui divanetti, ma tutti un po' così, guardavano l'orologio, facevano, ma quanto ci mettono? Ma cosa facciamo? Ma che possiamo fare? Ma almeno ci dicessero quando ricominciamo, che magari se io so che ho un'ora in quest'ora posso fare questa cosa qua, posso fare quest'altra cosa qua, ma io così non posso fare niente, devo star qui, ma sto buttando via un sacco di tempo. Li vedevi proprio scoraggiati, innervositi, che guardavano il telefono, eccetera. E invece i politici, quelli di razza, quelli veri, loro usavano queste ore, già guardavano da lontano, quello è il giornalista del Corriere, aspetta che vado lì, gli dico una parolina che magari domani mi fa il trafiletto, aspetta, guarda, fammi vedere il WhatsApp, fammi andare a parlare con quello, perché adesso c'è quella corrente che si sta organizzando e magari domani quando dobbiamo votare quell'emendamento lanciamo un segnale a Tizio, a Caio, insomma, si vedevano che erano proprio nel loro mondo, che erano, usavano questi tempi apparentemente morti per fare la vera politica. I capannelli, le cose, le interviste, eccetera. E lì davvero la vedevi questa rappresentazione della difficoltà, di come è diverso il modo in cui si approccia la politica e questo c'è poco da fare, è difficile colmare questo divario, a meno che, ecco, non si cominci pian pianino, volta per volta, anche con l'umiltà, voglio dire, io stessa in quei 5 anni ho dovuto imparare tante cose, ho dovuto assorbire le frustrazioni, capire come funzionano le cose, capire anch'io come magari usare questi tempi per fare, pian pianino, l'umiltà di mettersi tutti in gioco, magari sia i politici ma anche quelli della società civile, e cercare di dare un contributo comunque. Ma è difficile, perché davvero sono proprio due modi di lavorare diversi. Sì. Ecco, secondo le sue analisi, il governo più competente, secondo lei, quello che ha inciso di più positivamente sulla nostra nazione, qual è stato? Queste sono domande troppo difficili, poi non voglio fare le classifiche dei più competenti, perché poi i governi in Italia durano talmente poco in media che è anche difficile dargli modo di far vedere. Ci sono stati dei governi, per esempio, dipende anche lì su quali temi. Per esempio il governo Prodi è stato uno dei pochi che negli ultimi 15 anni è riuscito a abbassare il debito, no? Per dire, è riuscito a fare un'opera e ha fatto anche delle cose interessanti sul fronte delle politiche sociali, quando c'era la Turco ha fatto delle cose bellissime sul fronte sociale, le prime sperimentazioni sui redditi di inclusione sono state avviate in quegli anni lì e questo ce lo dovremmo ricordare, per cui è stato un governo che secondo me ha fatto delle ottime cose e aveva una certa visione. Il governo Renzi secondo me ha fatto delle ottime cose sul fronte del mercato del lavoro e dell'industria 4.0. L'industria 4.0 di fatto ha rappresentato la prima vera politica industriale, molto, o comunque sì, infatti diciamo una prima idea di vera e propria politica industriale, non si vedevano da anni e anni, e infatti sono aumentati gli investimenti, è aumentato l'export, cioè nonostante anni di crisi i frutti si sono visti, nonostante i tempi siano stati molto limitati. Quindi io direi che ci sono stati dei governi che magari hanno saputo intervenire su alcuni pezzi, però appunto anche lì il governo Prodi, perché ha avuto ottime persone sul fronte economico che hanno saputo intervenire sul debito, sul fronte sociale perché erano veramente persone esperte in quel settore. Renzi ha saputo intervenire bene su questi due settori perché aveva un team di economisti molto bravi sui temi del lavoro a Palazzo Chigi, Nannicini, Leonardi, Galasso, sulle pensioni,
e perché poi ha avuto Calenda sul fronte, diciamo, delle imprese e dello sviluppo. Cioè, alla fine, vedete che alla fine si ritorna lì, le persone contano. Avere delle persone competenti che sanno di che cosa parlano, che hanno un'esperienza, poi alla fine magari te ne accorgi dopo un po' di anni, però non è che sia un governo, sono delle persone. Poi chiaramente la responsabilità del governo è scegliere queste persone, ma poi alla fine le persone la differenza la fanno, quando hanno le condizioni per farlo la fanno. Ecco, il declino della politica riguarda solo l'Italia o anche altre democrazie occidentali? Perché se guardiamo gli Stati Uniti, certo. Dopo Obama abbiamo avuto Trump. Sì, guardi, Trump veramente, io sono rimasta una settimana sotto shock, penso che come molti, insomma. No, riguarda, negli Stati Uniti è un tema molto sentito, è stato davvero uno shock per tante persone, ma non solo lì, pensi anche alla Brexit, quello che è accaduto in Inghilterra, anche in Francia, in Spagna ci sono stati, insomma, dei momenti difficili, insomma, è un problema, il problema della competenza, della qualità della politica, ma anche di come l'opinione pubblica reagisce a questo, cioè di quello che l'opinione pubblica premia, vuole e chiede, no? E quindi di come fare questo incrocio. E questo è un grandissimo tema. Nando Pagnoncelli, che abbiamo qui con noi, il presidente di Ipsos Italia, nel suo ultimo libro La penisola che non c'è, mette in evidenza le incoerenze di questo paese e la sua ignoranza, nel senso che l'Italia ignora la sua realtà. Siamo convinti, tanto per fare un esempio, che il 26% dei residenti siano immigrati, in realtà sono solo il 9%. Allora le chiedo, pesa di più un numero oppure un'opinione? Sposta più voti un fatto o la sua percezione da parte degli elettori? Certamente la percezione, l'abbiamo visto, e questo purtroppo il problema è esattamente questo, cioè, come dice, io mi ricordo, avevo sentito un intervento di Obama un anno o due fa, le celebrazioni per Mandela in Sudafrica, e lui disse: noi dobbiamo recuperare il valore dei fatti. Abbiamo completamente perso la capacità di distinguere i fatti dalle falsità, dalle opinioni. Ci sono delle cose che sono innegabili, che non possiamo mettere in discussione, perché altrimenti veramente qualsiasi cosa vale, no? Quindi siamo solo, una bugia vale l'altra, ormai è tutto allo stesso livello. Purtroppo qui c'è il problema è che le percezioni poi vengono alimentate dalla politica, dalla comunicazione, perché tutto ormai è emotività, la politica è diventata emotività, l'emotività la smuovi con le notizie ingigantite o false, con tutto quello che può stimolare la rabbia, e su questo abbiamo degli strumenti che ci aiutano a essere molto efficaci. Oggi abbiamo tanti strumenti che ti aiutano a essere efficace nello stimolare la rabbia, il rancore, l'odio, l'emotività delle persone. Abbiamo pochissimi strumenti che ci consentono invece di raccontare i fatti. Gli strumenti che ti consentono di spiegare alle persone sono pochi. È anche costoso. Esatto, perché gli strumenti che ci sono oggi sono molto rapidi, sono i 280 caratteri di Twitter, le 10 righe di un post, o i 2 minuti che puoi avere in televisione, o il titolo di un giornale, perché ormai la gente non legge più l'articolo, legge solo il titolo. Allora, questi strumenti sono adeguati a spiegare, raccontare i fatti, comunicare? È difficile, è molto difficile farlo, e quindi dovremmo anche qua interrogarci tutti su quali possano essere le modalità di raccontare. Per questo anch'io ora, in questa campagna elettorale, ovviamente cerco più possibile di andare in televisione, però mi spendo tantissimo per girare, incontrare le persone, perché poi alla fine l'unico modo è ritornare a parlare faccia a faccia con le persone, sedersi, farsi fare le domande, perché molte persone in questa comunicazione così schiacciata sull'annuncio non hanno più neanche modo di fare le domande e di sviluppare un senso critico, no? I politici a volte non vogliono neanche farsene fare le domande, perché ormai sono abituati ad andare in loop, fanno i monologhi, e invece no, dobbiamo fermarci,
riaprire un canale di dialogo, di farsi fare le domande, perché è legittimo, perché è giusto di tornare a raccontare, spiegare, confrontarsi, anche quando le domande sono difficili, sono complicate, di scoprire la complessità anche di questo. Questo è un compito che dovremmo però prenderci tutti, i politici, i cittadini, che anche, perché anche informarsi costa tempo, fatica, i mezzi di comunicazione, il giornalismo, tutto. Ecco, a proposito di modalità, l'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, ogni anno fa un report di geopolitica, report che pochissimi ormai leggono. Quindi loro hanno detto, se noi non riusciamo a far leggere la geopolitica ai lettori, portiamo noi la geopolitica ai lettori. Questi fanno degli spettacoli a teatro in cui raccontano queste cose. Ecco, certamente l'ISPI è un soggetto autorevole, però ci sono tanti altri che usano questo nuovo format della politica come talk show che non sono così autorevoli. Quali sono i rischi di questo processo? No, bella questa idea, non la conoscevo. No, invece no, questa è una... No, non vedo rischi, io anzi vedo la necessità di mettersi in gioco, di mettersi in discussione per trovare questi canali di comunicazione, no? Noi non possiamo pensare che se il vecchio metodo di comunicazione non funziona più a spiegare, a raccontare, allora sono tutti stupidi perché non ci capiscono. No, noi ci dobbiamo ingegnare e trovare dei modi per tornare a raccontare, per tornare a comunicare, per tornare a stimolare un dibattito. Quindi se si fa con uno spettacolo teatrale, benissimo, se si può fare i talk show, anche lì erano partiti come uno strumento, a mio avviso, molto importante, perché poi a volte hanno preso delle derive che non consentono più l'approfondimento, perché anche lì chiaramente la televisione commerciale è soggetta a delle regole che richiedono qualcosa che attiri l'attenzione delle persone, che li tenga sintonizzati, che stimoli le emozioni, e quindi è ovvio che anche questo crea delle distorsioni. Però allora cercare dei nuovi format, cercare delle nuove modalità, io penso che noi non ci dobbiamo arrendere, ma continuare a utilizzare, a cercare dei canali per comunicare, perché altrimenti la frattura tra la percezione e la realtà non potrà che aumentare se non ci muoviamo. Sono da questo punto di vista inutile rimpiangere il mondo antico, ci dobbiamo tutti mettere in gioco e trovare dei canali nuovi. Gianni Cooper ha detto: innamorati della comunicazione, abbiamo svuotato gli uffici studi e riempito gli uffici stampa, finendo in braccio ai partiti della semplificazione. Le chiedo come tornare alla complessità della politica, e per complessità non intendo i bizantinismi che poi portano le sabbie mobili, come tornare alla riflessività senza per forza ridurre tutto a un tweet. Un po' come si dice, come provavo a dire prima, cioè trovando dei nuovi metodi di comunicazione e poi appunto recuperando anche la competenza e la qualità delle persone, perché poi alla fine, cioè, quando anche ci sono dei talk show, dei dibattiti, eccetera, la persona che va lì e magari legge il comunicato che gli viene dato dall'ufficio comunicazione, però poi non è in grado di ribattere a niente, cioè alla fine viene fuori la debolezza, la fragilità della politica se non c'è un lavoro di approfondimento dietro. Quindi io dico sempre, è vero che oggi tanto è comunicazione, saper comunicare bene è importante, però appunto se noi, come diceva Cooper, facciamo la comunicazione, ma per fare la comunicazione ci dimentichiamo dell'elaborazione, delle idee, della proposta, poi resta una comunicazione sotto cui non c'è niente. Allora appena uno prova a scavare si accorge che c'è il vuoto dietro, si accorge che non c'è una capacità di elaborare, di proporre, di ragionare in modo critico. E allora in quel momento, perché appena il cittadino magari è lì, si beve supinamente il tweet, lo slogan, eccetera, però nel momento in cui fa una domanda o prova ad avere una risposta più profonda e si accorge che dietro non c'è niente, fine, è finita la fiducia, è finito, cioè tutti i giochi, la possibilità. Allora invece recuperare l'approfondimento, recuperare l'elaborazione, recuperare la proposta vuol dire avere delle persone che magari all'inizio si presentano anche con lo slogan, il tweet, eccetera,
ma che poi se nel momento in cui c'è bisogno di fare un approfondimento, di incalzare un rivale su un tema vero o di rispondere in un dibattito, questa persona è equipaggiata per farlo in maniera critica, in maniera autorevole, in maniera no. Allora in questo modo secondo me si ridà la fiducia nella politica ai cittadini, dandogli un contenuto, non solo la comunicazione, però ci vuole il coraggio per farlo, ci vuole il coraggio per farlo, perché anche i partiti devono trovare il coraggio di recuperare il tempo di fare gli approfondimenti. Lo so che è faticoso, perché comunque in politica non c'è mai il tempo di far niente, siamo sempre schiacciati sull'attualità del giorno, sul ribattere al comunicato del giorno, ma se non si riscopre la necessità, il bisogno, l'importanza di anche di sedersi, fare approfondimenti, confrontarsi anche con gli esperti, valutare le proposte eccetera, poi si perde questa capacità anche di visione. Perché guardate anche la Lega 5 Stelle, loro sono stati molto bravi negli anni in cui erano all'opposizione nell'elaborare delle idee da buttare in campagna elettorale su cui investire per avere il consenso. Il reddito di cittadinanza da una parte e le pensioni dall'altra e quota 100 dall'altra. Però fateci caso, in questo anno di governo hanno fatto queste due cose, adesso cosa propongono? Qual è la loro visione? Non c'è più. Hanno smesso di proporre, hanno smesso di elaborare, perché tutto quello che avevano fatto era puntare tutte le loro fiche su quello, comunicare, fare tweet, fare selfie, fare i comunicati stampa, fare tutti i talk show, ma non hanno elaborato nulla di visione, non hanno un piano di una legge di bilancio, non sanno come far fronte alle emergenze economiche e non hanno una visione su come fare la crescita economica che di fatto si è azzerata. Sanno criticare benissimo però. Eh sì, ora anche lì bisogna capire fino a che punto è teatro e fino a che punto è realtà, ma comunque è un po' un'arma di distrazione di massa, perché poi io, se devo essere sincera, a me che questi litigano non mi interessa mica niente, a me mi interessa che mi diano delle risposte sui problemi che ci sono, perché nel momento in cui l'economia si ferma, gli investimenti si fermano, l'occupazione rallenta, io sinceramente mi preoccupo, perché poi che Siri si dimetta o meno francamente è l'ultimo dei miei problemi. Il mio problema è che sappiano come fare la prossima legge di bilancio e questi non hanno un'idea. Quindi, ma perché? Perché anche loro hanno, una volta arrivati al governo, si sono schiacciati sulla gestione del quotidiano ed è mancata un'elaborazione, una proposta. La politica non può abbandonare la fase di studio, di approfondimento, ma porca miseria, è fatica, ma bisogna fare fatica, perché altrimenti cambi mestiere. Scusa, non è che cioè, tu devi gestire 60 milioni di persone e te lo devi porre questo problema. C'è una bella intervista di Enrico Letta oggi su Repubblica, dice che il governo giallo-verde cadrà sui conti. Lei pensa che questo governo possa andare avanti? Ma guardi, io mi auguro che prima o poi si rendano conto di quello che sta accadendo, perché in questo momento ho l'impressione che non ci sia una consapevolezza piena di quello che sta accadendo sul tema anche dei conti. E mi preoccupa la reazione che sto vedendo, cioè quando Salvini dice dobbiamo sforare a tutti i costi perché tra lo spread dei cittadini, io preferisco i cittadini, bisogna sforare, io ho l'impressione che stia già mettendo le mani avanti, perché lui si è accorto benissimo che quest'anno non ce la faremo a stare sotto. Tutti si sono accorti, però nessuno sa come fare a porre rimedio a questo problema. Per cui il mio timore è che o cade sui conti, oppure farà un passo indietro prima, cercando un pretesto qualsiasi, fosse anche i grembiolini sulle scuole, per fare un passo indietro e lasciare la patata bollente a qualcun altro o a un governo tecnico, oppure insistere nel dire noi sforiamo perché ci interessa il paese, sforiamo per fare la crescita, che poi è un'altra bugia, perché noi quest'anno sforeremo ma la crescita è a zero, quindi è evidente che il problema della crescita non è solo un problema di deficit, perché col deficit che faremo quest'anno noi avremmo dovuto fare crescita 3%, invece stiamo comunque a zero, quindi il problema della crescita è legato alle politiche economiche che scegli di fare. Però loro daranno sicuramente un'altra alternativa che possono avere, è insistere sul deficit, forzare la mano apposta per farsi fare una procedura di infrazione, per far salire lo spread a 600 e poi dire noi cadiamo per colpa dei grandi poteri che ci vogliono male, e a quel punto poi si ricomincia col ciclo del governo tecnico eccetera eccetera. Ma io francamente penso che sia una roba totalmente irresponsabile, perché
governi tecnici non sono la soluzione, ma anzi sono inaspriscono il gap tra cittadini e politica e sono il fallimento della politica, quindi io non fanno bene, non so, lo dico da persona che ha un profilo più tecnico, ma non fa bene fare questo tipo di ragionamenti. Parliamo del clima davvero irrespirabile che si sta creando. Striscioni fatti togliere dai vigili del fuoco, una prof sospesa a Palermo perché i suoi allievi in un video hanno paragonato le leggi razziali al decreto sicurezza di Salvini. Sull'altro fronte si è arrivati a mettere al bando una casa editrice perché il suo editore si è dichiarato fascista, peraltro ottenendo l'effetto assolutamente contrario, cioè di fare una pubblicità incredibile a questa casa editrice. Io penso che i libri prima si devono leggere, poi si possono apprezzare o criticare, ma metterli al bando non porta mai bene. Non si sta perdendo il gusto del confronto oggi, cioè non stiamo diventando incapaci di accettare il pensiero altrui? Ma la polarizzazione del dibattito porta sempre un po' a questo genere di intolleranze, ma questo è un fenomeno che è qualche anno che è in atto. Io, insomma, quando io sono entrata in carica, diciamo nel 2013 a Roma, con l'onda del Movimento 5 Stelle, anticasta, eccetera, era molto difficile anche in quell'occasione lì ragionare, fare il dibattito, non mi ricordo davvero. Insomma, un clima pesantissimo in cui era difficile confrontarsi sulle idee, ma quasi al limite di violenza. Mi ricordo un giorno che ero a Montecitorio e all'improvviso Grillo convocò tutti a fare una sorta di marcia su Roma per accerchiare, per accerchiamoli, l'idea era accerchiamoli, e arrivarono centinaia di persone intorno a Montecitorio. Mi ricordo perché appunto mi chiamò mio marito, io all'epoca ero in gravidanza, mi disse: Rene, stanno arrivando centinaia di persone intorno a Montecitorio, ti consiglio di venire a casa subito prima che sia tardi. Quindi io sgattaiolai dal retro, perché poi successe, poi se vi ricordate era lo stesso periodo in cui ci fu quel pazzo che sparò ai carabinieri davanti al Palazzo Chigi. Insomma, ecco, no, per dirvi che il clima che noi, che è qualche anno che c'è questo tipo di polarizzazione che rende difficile fare un confronto sulle idee, nel merito delle cose. Quindi penso però che ora non sia sul caso, non sono proprio sullo stesso, se mi posso permettere, non sono reprimere, cioè mandare i vigili o i carabinieri a far togliere uno striscione a una finestra di una signora non è la stessa cosa che dire a una persona non si può fare apologia di fascismo. La questione della casa editrice lo so che è molto controversa, e io sono d'accordo sul fatto che i libri non si mettono al bando, e anch'io mi sono chiesta se, insomma, sia valsa la pena fare tutto quel chiasso che alla fine è stata anche pubblicità. Il libro non va messo al bando, infatti comunque il libro non è al bando, è in commercio e si può comprare, eccetera eccetera. Certamente quando il capo di una casa editrice dice: io sono orgogliosamente fascista e l'antifascismo è il male dell'Italia, in un paese con la storia come il nostro, come la nostra, in un paese dove c'è una Costituzione che è nata dall'antifascismo, ecco, che questo sia un'opinione come un'altra, io non sono proprio d'accordo. Poi sai, io vengo anche da un paese dove, solo nella mia strada, io avevo decine di amiche di nonna che avevano avuto figli, mariti, fratelli trucidati, insomma, mio zio deportato, insomma, quindi chiaramente ho una sensibilità particolare su questo tema. Però no, cioè, uno striscione "Salvini non sei benvenuto" per me non è equiparabile a "viva il fascismo, l'antifascismo è il male dell'Italia". Lascerei intervenire il pubblico adesso, se avete delle domande. Sono stata esaurita. Ho detto tutto, è stata una bella chiacchierata. L'Europa di domani, ho sentito dire. Ah, l'Europa di domani dipende da noi.
l'Europa di domani dipende da noi, perché ora l'Europa è in un momento di grande stallo. Io non penso che l'Europa si disgregherà, che sia che tipo il 27 di maggio, a seconda di come va, salta tutto. Però credo questo, che se noi non affrontiamo il tema dell'Europa con una maggiore decisione, determinazione nel portare avanti il processo di integrazione europea, oppure resterà in uno stallo come quello attuale, che porterà ad una lenta disgregazione, magari non immediata, ma piano piano sì. Perché adesso l'Europa è veramente in un momento in cui, tanto lo abbiamo visto, cioè è verissimo che l'Europa ha delle cose che non funzionano, ma non funzionano perché noi l'abbiamo fatta arenare a metà del guado, no? Le cose dove noi abbiamo le politiche europee comuni, quelle dove siamo riusciti a fare il passo in avanti, penso alla politica doganale, il mercato comune, la moneta unica, hanno funzionato bene perché ci hanno dato stabilità economica sui mercati internazionali, hanno fatto aumentare le esportazioni, tutte queste cose hanno funzionato bene. Le cose che non stanno funzionando bene sono il tema dell'immigrazione, dove l'Europa da sola non ha competenze, ce le siamo tenute noi paesi, diciamo, membri. Il tema delle politiche sociali, idem, ce le siamo tenute noi a livello nazionale, anzi in Italia addirittura a livello regionale. Per cui su queste materie noi dobbiamo sbloccarla l'Europa e avere il coraggio di fare un passo in avanti. E quindi avere il coraggio, anche se può sembrare impopolare, perché adesso parlare di Europa non va di moda, perché l'Europa è cattiva, eccetera, invece avere il coraggio di dire no, non è che l'Europa è cattiva, non c'è una signora Europa, l'Europa è quella che abbiamo disegnato noi, che abbiamo costruito noi. Se ci accorgiamo che su alcune materie si può fare di più, noi dobbiamo fare di più e ci dobbiamo mettere in gioco per questo. Però questo lo devono fare, lo possono fare solo persone, forze politiche che abbiano la voglia e il coraggio di investire in un processo di integrazione europea, che magari non potrà essere tutto e subito. Io non penso che noi potremo fare nella prossima legislatura gli Stati Uniti d'Europa, anche se magari è un'idea che a me emoziona, può emozionare come idea, non credo che sia fattibile, ma credo che si possa e si debba fare un investimento politico, nel senso di dire vogliamo fare un passo avanti, non vogliamo che resti così o che addirittura torni indietro, dobbiamo tornare a avere il coraggio di dirlo. E se noi faremo questo passo, noi la rimetteremo in moto e ridaremo un segnale di speranza alle persone che in questo momento si sentono abbandonate. Se invece la lasciamo così, perché credo, io non ho capito qual è l'alternativa, io so qual è la mia proposta per l'Europa, la proposta, diciamo, del partito in cui mi sono candidata e di altri partiti, è la proposta di chi vuole fare questo investimento, di dire noi andiamo in Europa con l'idea che si vuole fare un passo in avanti sul tema delle politiche sociali europee, sul tema di un fisco europeo, sul tema di un bilancio dell'euro. Ecco, noi abbiamo dei temi su cui vorremmo che l'Europa facesse un passo in avanti. E le dirò di più, sono così determinata a volerlo fare questo passo in più, che sono anche pronta a farlo con un numero di paesi inferiore ai 27 o 28 che ora sono Unione Europea. Perché se dobbiamo aspettare l'unanimità di tutti, restiamo arenati. Allora, vogliamo prendere coraggio, vogliamo buttare il cuore e arrivare all'ostacolo? Andiamo con chi ci sta, ma sblocchiamo questa situazione. Dall'altro canto, io non ho capito qual è la proposta, perché non parlano più di uscire dall'euro, non se ne parla più, hanno voluto fino all'altro giorno, fatto propaganda elettorale sull'uscita dall'euro, ma non hanno una proposta su come migliorare, su cosa è necessario fare per far funzionare meglio l'Europa. Dire l'Europa delle nazioni non vuol dire niente, perché l'Europa delle nazioni è esattamente quella che abbiamo adesso, no? È quella che fa fatica a varare dei provvedimenti comuni, ad avere una politica estera comune, è esattamente questa. Quindi loro, la proposta che hanno loro è, nella migliore delle ipotesi, lasciarla così com'è. Nella migliore delle ipotesi, lasciarla così com'è significa allontanare ancora di più i cittadini, renderla più lontana e pian piano far sì che si disintegri, perché se non la miglioriamo finirà per disintegrarsi. C'è stata la Brexit, ci saranno altre uscite, pian piano si disintegrerà. Quindi io la vedo così, non penso che ci sarà l'apocalisse il 27, ma penso che ci sarà una scelta di campo e di percorso molto chiara che noi dovremo intraprendere, questo sì. Grazie.
una fase di ipersemplificazione della comunicazione dei concetti e della via. Tutto questo ha determinato due conseguenze. Da un lato, il fatto che una parte importante dei cittadini presume di sapere tutto su tutto, no? Si esprime su tutto e così via, dove l'emblema è quello dei vaccini, non ci tornerei, no? Con certo. E dall'altro c'è un'impopolarità crescente nei confronti della competenza, perché la competenza allontana, perché in realtà chi ne sa più di noi, a parte il fatto che facciamo fatica a riconoscere il sapere altrui, in realtà è come se ponesse una distanza tra se stesso e gli altri. Però la domanda è: come si fa a rendere la competenza popolare in un momento in cui tutto rema contro? Io, guarda, penso che non ho una risposta, ti dico quello che sto cercando di fare io, che non mi sento competente di chissà che, però cerco prima di tutto, c'è stato un problema proprio delle persone che hanno delle competenze a volte nel presentarsi in modo arrogante o nel pretendere di avere delle ricette assolute o nel magari cedere alla tentazione di fare tuttologi, perché poi qualcuno cede anche a questa tentazione. Quindi io penso che da parte di chi ha maturato un'esperienza, una professionalità, una competenza, l'unica strada sia essere molto umili, avere la consapevolezza che non esiste nessuna competenza assoluta, ma che tutto si può ridiscutere, ovviamente, come dire, con un minimo di punti fermi, no? Quindi c'è un limite oltre il quale non si può dire questo lo dice lei, però insomma, e quindi i limiti ci sono, però con grande umiltà, perché forse c'è stato un errore anche diciamo, di chi era competente nel dire chi non mi capisce è colpa sua, invece probabilmente è stata colpa anche di una fascia di elite di non sapersi magari raccontare, di non saper comunicare, di non saper riconoscere quando si sbaglia, di non saper ascoltare, perché appunto a volte sì, i populisti sanno ascoltare ma non sanno dare risposte, a volte i competenti danno risposte senza ascoltare, allora noi dovremmo trovare un punto di incontro, no? Ecco, dovremmo trovare un punto di incontro, secondo me questo sarà, quando riusciremo a trovarlo, sarà un momento molto felice. Bene. Bene, c'è ancora l'ultima, poi dopo scappo perché guardate, c'ho questo tour elettorale, oggi è stato molto bello perché è stato molto rilassante per me tornare a fare un incontro, però qui c'ho la campagna che incombe, una corsa pazzesca. Sì, buongiorno. Rispetto alla prossima legge di bilancio, io ho il suo stesso timore. Chiedo all'economista se può darci uno scenario migliore. Oddio, lo scenario migliore? Io spererei che ce lo desse il ministro, perché io non sono in grado di dare scenari migliori. Tra l'altro mi sembra di vedere in lontananza il professor Giavazzi, se sbaglio. Ecco, allora lui sicuramente potrà dare scenari molto migliori dei miei, quindi io lascio volentieri questa domanda a lui. No, io ribadisco, non sono molto ottimista, nel senso che quello che vedo io mi preoccupa. Io ribadisco, ancora non ci hanno detto come faranno a disinnescare le clausole di salvaguardia, ci sono una marea di spese che non sappiamo come verranno coperte, insistono a dire che non aumenterà l'IVA, che mi fa presumere che dovranno aumentare il deficit, e che mi fa pensare che sforeremo probabilmente non solo del 3 ma forse il 3,3 o 3,5, con tutto quello che ne conseguirà, per cui io veramente faccio fatica in questo momento a vedere una via di uscita positiva e ottimista, ecco, perché non me ne danno gli elementi. E oltretutto non vedo un dibattito su questo, cioè la cosa che mi allarma, cioè se io fossi al governo io non dormirei la notte, cioè con l'idea della legge di bilancio che incombe e tutte queste diciamo nodi che ancora non sono stati sciolti, e invece questi stanno lì e ci parlano della canna di slide, dei comuni, della castrazione chimica, delle case chiuse, io ecco veramente questo tipo di
questo modo di fare politica non mi può far pensare a degli scenari positivi, perché o è un modo di fare politica estremamente irresponsabile o inconsapevole, oppure in malafede, appunto aspettano che sia qualcun altro a buttarci fuori, per modo di dire, così non si devono neanche assumere la responsabilità di una scelta politica. Questo mi preoccupa molto, però non so, magari il professore dopo potrà darvi delle indicazioni più ottimiste. Io in questa fase sono molto preoccupata. Sì. Non l'avevo proprio capito, ero molto lontana dall'idea di un possibile governo. Ma ora o all'epoca? No, adesso. Adesso. Quello che si è in qualche modo ventilato. La cosa mi ha spaventato. Mi ha spaventato perché mi ritrovo inerme di fronte a una situazione di questo genere. Io sono abituata a pensare cosa faccio, quindi cerco di capire, cerco di informarmi, cerco di aggiornarmi, cerco nel limite possibile di votare per la cosa che corrisponde di più al mio modo di vedere l'Italia, di sperare il futuro. Ma se dovesse succedere questo scenario così più grande rispetto a me, io come cittadino che parte faccio? La parte di quello che è stato fregato. È che a mio avviso i partiti di governo adesso a loro potrebbe convenire fare, come dire, in modo che arrivi un governo tecnico a fare le cose che loro adesso non hanno la forza e il coraggio di fare, gli fanno fare tutto il lavoro sporco, si preparano per la prossima tornata elettorale, dopo 10 mesi lo impallinano e poi rifanno campagna dicendo noi rimetteremo quota 100, noi rimetteremo il reddito di cittadinanza, e io però spero che questa volta i cittadini si facciano un po' più furbi e capiscano che in fondo c'è l'inghippo.